Miei carissimi amici, a grande richiesta vi mostro altre idee di antipasti freddi pensati per le prossime festività. Possono essere tranquillamente realizzati anche il giorno prima. Naturalmente vanno conservati in frigo ben coperti. Questi antipasti sono facilissimi da preparare. Possono essere tranquillamente serviti anche al piatto a seconda delle vostre esigenze. Sono sicura stupirete i vostri commensali e darete un tocco di raffinatezza alla vostra tavola. E ora cosa aspettate? Seguite questo video. Noi ci vediamo prestissimo, un bacione a tutti e buone feste! Per questa prima idea utilizzerò delle fette di pane bianco per tramezzini, quello senza crosta scura, un cetriolo, delle olive verdi denocciolate e farcite e una fetta spessa di prosciutto cotto. Per prima cosa spunto il cetriolo. Con l'aiuto della mandolina affetto per la lunghezza, ottengo delle fette non troppo spesse. Adagio sulla fetta di pane per tramezzini la fetta di prosciutto cotto. Copro con l'altra fetta di pane. Con l'aiuto del coltello divido prima a metà e poi in pezzi più piccoli. Infilzo con uno stecchino la fetta di cetriolo. Al centro posiziono un'oliva verde denocciolata farcita. Infilzo ancora la fetta, posiziono sulla tartina. Ecco, la prima idea è pronta. Per la seconda idea utilizzerò delle fette di pane bianco per tramezzini, per intenderci quello senza crosta scura. Le fette di pane le ho tostate. Utilizzerò della maionese, un pezzo di provola dolce, delle olive verdi denocciolate e farcite, dei piccoli cetrioli sott'aceto e delle fette arrosto di tacchino. Per prima cosa taglio in piccoli pezzi la fetta di pane per tramezzini. Dividi in due parti le fette di arrosto di tacchino. Spalmo sulle due metà della maionese. Posiziono metà cetriolo sott'aceto, arrotolo su se stesso a formare un involtino. Infilzo con uno stecchino un'oliva denocciolata farcita, posiziono sulla fettina di pane il rotolino, infilzo e fermo con lo stecco farcito. Ecco pronta anche la seconda idea. Per il prossimo antipasto utilizzerò della provola dolce, dei pomodorini gialli e un cetriolo medio. Taglio la provola e ottengo dei rombi. Spunto il cetriolo ben lavato. Affetto con la mandolina. Infilzo con uno stecchino la fetta di cetriolo. Metto un pomodorino giallo, infilzo nuovamente e posiziono lo stecchino al centro del rombo di provola. Ecco il terzo antipastino, facile e veloce, pronto! E ora passiamo alla quarta idea. Gli ingredienti che utilizzerò sono 150 g di formaggio fresco spalmabile, della maionese, un pezzo di gorgonzola al mascarpone, delle patatine rustiche, un cetriolo, dei pomodorini rossi e delle olive nere denocciolate. Spunto il cetriolo ben lavato.
Dividi in due parti nel senso della lunghezza. Con l'apposito attrezzino, lo scavino, rimuovo molto delicatamente la polpa. Ottengo una barchetta. Ho sminuzzato la polpa di cetriolo, unisco a 150 g di formaggio fresco spalmabile, mischio bene il tutto. Farcisco le barchette con la farcia appena preparata. Con l'aiuto di un coltello alla maliscia dividi in quattro pezzi. Posiziono sopra una patatina. Farcisco al centro con un pochino di maionese. Adagio alcuni steli di erba cipollina. Posiziono un cubetto di gorgonzola. Infilzo con uno stecchino di legno metà oliva nera denocciolata e un pomodorino rosso. Posiziono al centro dell'antipasto. Ecco, anche il quarto antipasto è pronto. Passa all'ultima preparazione, utilizzerò la farcia utilizzata nell'antipasto precedente. In più andrò a utilizzare delle fette di salmone affumicato, dei cetrioli e delle fette di pane bianco. Ho lavato per bene dei cetrioli, con l'aiuto del pelapatate rimuovo la buccia, ottengo delle strisce. Spalmo sulla fetta di pane bianco per tramezzini la farcia utilizzata nell'antipasto precedente. Posiziono le fette di salmone affumicato. Copro con l'altra fetta di pane. Spalmo sulla superficie uno strato leggero di farcia al cetriolo. Sistemo una accanto all'altra la buccia tagliata in precedenza. Divido il tramezzino a metà e poi a triangoli. Ecco, anche questo antipasto è pronto.